arrivati si parte primo del mese, quindi primo è il giorno in cui parte la candela mensile, parte la candela weekly, parte la candela daily e parte anche tutta la settimana di trading. Ci siamo? Allora, tolgo questo, così mettiamo, tolgo questo, via. Allora, che cosa sta facendo Paolo? Paolo sta facendo dello short sull'euro-dollaro. Sono short sull'euro-dollaro, l'ho preso sui 5 minuti, logicamente. Metodo fascia, niente di eccezionale. Meglio, niente di eccezionale, la lettura dei segnali. Lo può fare anche un bambino. In questo caso lo può fare veramente un bambino. La questione è chiudere nei momenti giusti, senza star lì a avere un target eccezionale, un target di quelli voglio guadagnare 50 pips con un trade. No, le entrate sono quelle. Avete visto? Attenzione al metodo fascia. Ma guarda che più che altro, ci siamo sentiti noi venerdì, mi pare, no Paolo? Giovedì, adesso non mi ricordo più. Che è la cosa giusta, anche le entrate, e come dici tu, sono ancora un po' pauroso, prendo profitto subito. Ma non è pauroso, è furbizia, perché alla fine il mercato ti dà qualcosa, no? Ma se tu non lo prendi, poi se lo riprende, cioè è chiaro che il mercato è in movimento. Se qualcuno mi dice, ah, ma io entro e poi stavo guadagnando 100 e ne guadagno 80, 70, 60, alla fine chiudo anche in perdita. Ma come fai? Scusa, devi guadagnare. Non esiste un'entrata perfetta, non esiste un'uscita migliore. L'entrata è quella che si fa, una scommessa con il mercato, in base alla statistica, per esempio con il metodo fascia, è statistica, chiaro. Statistica è l'indicatore, ma è in base alla campana gaussiana, al metodo ciclico, ai cicli, alla campana gaussiana magenta, a ridurre i time frame, tutto il resto c'è un po' di bravura nella lettura, ma se io poi non esco dal trade, allora sono io che sto sbagliando qualcosa. Devi uscire. Io avete visto la performance un po' provocato nel post di venerdì, un po' provocato, ma l'ho fatto anche scherzosamente, perché alla fine ho provocato perché la performance è alta. Con un conto da 500 euro fare, poi alla fine non è neanche finita perché alla fine ho guadagnato di più. Sono 2.900 euro fatto con un conto da 500 euro. Ma è chiaro che mi è andata anche bene. Uno può dire sì, ti è andata di fortuna. Vabbè, può andarmi di fortuna una volta, due. Allora, vai qui nel blog, cercati tutte, scrivi solo performance, trovi tutte le mie performance, guarda e guarda quante volte mi è andata bene. Quante volte ho avuto fortuna? Va bene. Allora, io ho fatto uno short dell'euro-dollaro che sto cercando, sono due lotti, quindi li voglio chiudere abbastanza in tempo. Temo più che altro perché appena è cominciata la settimana, io ancora non ho fatto nessun trade. Gli unici trade che ho fatto li ho fatti in short, sono nei massimi assoluti, quindi è meglio vendere sui massimi che comprare. Ho visto una serie di istogrammi verdi qui, qui è partita una campana gaussiana gialla, questo veramente, questo è un po' un attimino un'idea mia, campana gaussiana gialla qui, massimo di Gauss qui, allora andiamo a vedere un attimino, quello che mi paga è sempre un ragionamento. E poi nel video avete visto che avevo di mattina avevo degli short sull'euro-dollaro che poi ho chiuso durante il massimo di Gauss. Durante la serata ho aspettato veramente tanto e l'ho chiusi bene, aprendo anche un quarto lotto sui massimi assoluti. Il venerdì ci sono le prese di profitto, quindi certo, poi oggi è risalito di notte, è ritornato nei massimi assoluti. Ci sta tutto questo movimento. Adesso andare a chiudere il venerdì tenendomi delle operazioni long da tre lotti dove stavo perdendo 5, 6, 700, 800 euro dopo averne guadagnati 2.500, 2.600 va bene lo stesso, brucia un attimino però va bene lo stesso, è come se non avessi fatto trading 1 o 2 giorni, va bene, mi è andata bene perché
stavo attendevo la chiusura di un ciclo 3, quindi nel metodo fascia ero short, andava tutto bene. Qui adesso, nei 5 minuti, ciclicamente il mercato si muove così. Laterale, rialzista, ribassista. Giusto? Se questa è la partenza di una distribuzione, quindi la partenza di questa sarebbe diventata ribassista rompendo il minimo. Se questa distribuzione va in alto, la parte più alta è verso destra, quindi sarebbe stata la distribuzione così. Se invece diventa laterale, è questa. Questo è il minimo di partenza, questo è il minimo di arrivo. Guardiamo la campana gaussiana azzardo, la partita qui rimane un po' così così. Quello che io sto puntando è la rottura di questo minimo. Non me ne frega se ci sono dati macroeconomici, non me ne frega se arriva Warren Buffett e mette 4 miliardi di euro dentro e il mercato spara a rialzo. Non è quello. Statisticamente io ho ragione. Siamo nei massimi massimi assoluti. Quindi certo che non vado a comprare, non vado a comprare su un breakout rialzista dove sappiamo che la campana gaussiana H1 è alta. Andiamola a vedere. Quindi io in ogni caso mi aspetto la rottura di questa. Cos'è sta roba? Questi mi danno fastidio quando esco questi messaggi qua. Mi aspetto un minimo sotto questa zona qui. Quindi l'unico momento in cui decido io di chiudere è questo. Siamo pochi pips, pochi pips. Siamo apertura delle borse. Europee di lunedì, vediamo come si comporta. Nell'H1 la campana gaussiana gialla sta cercando il Max Scout. Per chi poi mi ha scritto nel weekend, ho ricevuto tanti, tanti mail, tanti contatti per Skype. Non ho ancora risposto. È difficile rispondere a tutti. Con domande, lo posso usare su Bitcoin, lo posso usare sull'oro, lo puoi usare dove vuoi, ma insomma, stringi un attimino. Che cos'è tradare Bitcoin? Che cos'è tradare l'oro? Perché tradare l'oro? Se con io con l'euro-dollaro faccio con un conto da 500 euro in 5 giorni, 2.800-1.900 euro. Perché? Vuol dire che magari tradando l'oro ne guadagnavo 6.000? No, ne guadagnavo lo stesso, perché dentro di me la mia valvola di chiusura è la stessa. Mi accontentavo di un trade dell'oro come mi sono accontentato di un trade dell'euro-dollaro. Quindi alla fine sarebbe stata la stessa cosa, e ripeto, tradare l'oro, tradare l'euro-dollaro, tradare la sterlina, tradare il letame, tradare il latte, tradare quello che volete, è la stessa cosa. Quello che paga è il movimento di queste candele, non è un movimento dell'euro-dollaro, è il movimento del grafico. Quindi non penso che sia meglio tradare l'oro, che magari è più volatile, magari anche ha delle escursioni un po' folli. Tradate qualcosa di più tranquillo. Alzate la size, al posto di fare un micro lotto sull'oro, fate un 0,10 sul dollaro, sull'euro dollaro. È la stessa cosa, ma almeno avete meno rischio. Allora, la campana gaussiana gialla, il bello è quello che hai fatto tu, Paolo, senza tanto lì a tirare avanti dicendo, ok, devo questo corso, mi ha consigliato questo corso, boh, lo compro, va. Se non andava, se tu dici questo corso che poi è un anno di licenza, se non andava, non è che stavi vendendo casa o avevi fatto un corso da 3-4 mila euro, che è una cosa, quando mi dicono queste cose, ho fatto un corso da 3 mila euro. Cosa fai un corso da 3 mila euro? Quanto è costato? 350 euro. Mal che ti andava, a parte che penso che li hai già ritirati tutti, cioè li hai ripresi tutti, ma mal che ti andava, avevi buttato 350 euro, ok? Cioè, insomma, non è che stavi, ok? Ti sei buttato, hai pensato, ok, lo faccio. C'è un motivo perché lo devo fare, magari già con l'idea di aver perso, buttato via questi 350 euro, ok? Però alla fine sei caduto in piedi perché alla fine hai un metodo come descritto, io sono una persona corretta e mi piace fare il corretto, non vado a fare pubblicità, quello che c'è scritto sul sito, sei operativo da subito, infatti sei operativo da subito, non hai bisogno di farti 20 ore di video e capire un sistema e tutto il resto. Sono 3 linee, ci sono dei segnali, se lo usi così senza voler neanche andare nel profondo del metodo, lo puoi usare anche così, senza andare a
a spulciare perché e per come. Poi se vai a vedere il perché e per come è stato costruito e come lo deve funzionare, nasconde l'analisi ciclica. È sottointesa l'analisi ciclica sul metodo fascia. Quindi lo sta usando, sta facendo del trading ciclico all'insaputa usando degli indicatori. Che secondo me è stata la mia più grande liberazione. Massimo di Gauss è questo. O qual è? È questo il massimo di Gauss? No, è andato più in alto. È questo. Questo è il massimo di Gauss. È questo. È questo qui il nuovo massimo di Gauss? Sì, questo qui perché la lunetta è ancora quella. Quindi questo è il massimo di Gauss. Per ora, ancora la campana gaussiana non è andata a rompere questo minimo. Quindi se mi ritorni qui sotto e cominci a chiudere la campana gaussiana, dove siamo ciclicamente? Cioè io lo so che mi ripeto ogni volta, ma non è che mi ripeto perché non c'ho niente da dire, è perché batto sempre sullo stesso punto, perché è da capire che tutto quanto quello che si fa ha un motivo. Io non posso fare, se faccio un trade casistico a caso, ok, però nella casistica io guadagno con un trade a caso, buono. Se io devo fare ogni volta un trade a caso, statisticamente non avrò sempre ragione perché l'ho fatto a caso. Però se io faccio un trade perché statisticamente o ciclicamente il mercato deve scendere e lo faccio sempre sul ciclo 3, sempre sul ciclo 4, statisticamente avrò ragione. Però se io mi trovo a fare un trade a caso e vado short, che sono nel ciclo 1, se io entro short qui, statisticamente ho sbagliato, era il trade fatto a caso dove mi fermo. Però se io so che sono nei massimi assoluti, statisticamente andrò a vendere. Quindi non è un trade fatto a caso, siamo nella campana alta. Cosa succede se adesso il mercato continua a salire? Continua a salire e io proverò a venderlo ancora da più in alto per andare a recuperare il trade che ho fatto qui. Tutto lì, sì. Se tu, è tutto quanto. Poi voglio entrare, perdere 10 pips, buono, perdo oggi 10 pips, aspetto un paio d'ore. Lo vendo da qui in alto, mi recupero i miei 10-20 pips. Non voglio rimanere a mercato perché ho paura che il mercato spari a rialzo senza pagarmi, allora non lo faccio. In base all'operatività alle 9:44 si potrebbe pensare che il mercato ha fatto di notte la sua escursione rialzista e oggi potrebbe cominciare a scendere, oppure oggi continua a salire, giusto? Bene, il trade lo ha fatto a che ora? Alle ore giuste, e l'abbiamo fatto, almeno io l'ho fatto nell'ora giusta, su un doppio massimo. Mi sembra la cosa migliore da fare. Non aspetto un trade da 30 pips, aspetto un trade che mi vada a finire di nuovo su questo minimo qui. Quindi una 5, 6, 10 pips da due lotti sono 100-200 euro. Li fai tutti i giorni, no? Mentre parlo, sto andando a fare un nuovo massimo. Ci sta, ci sta. Sta rompendo il breakout della candela della settimana scorsa. Settimana scorsa, il venerdì. È una candela con una pin bar, giusto? Bene, la pin bar è una candela di ritracciamento, si è ristretta la candela perché ha trovato qualche punto da cui o è stata venduta, in questo caso faccio una domanda un po' trabocchetto, già ve lo dico che è un trabocchetto. Qui in alto, cos'è successo? Uno. Come lo scrivo così. È stato venduto, venduto l'euro, stato venduto 2. Così voglio vedere le risposte. 2. Ci sono state delle prese di profitto, prese di profitto. Prese, scrivo male, però quello è profitto. Ah, ok, vedo già delle risposte, mi fa piacere. Dai, prese di profitto, tu dici così, due prese di profitto, Vladi, Sirio anche due prese di profitto. Non è stato venduto, non è stato venduto? Nessuno che mi dice che è stato venduto. Ah, bene, 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 Claudio. È stato venduto, bene, hai ragione anche tu, Vladi. Forse in minima parte è stato venduto, dice Sirio. Ah, buono, hai ragione. Hai ragione, Sirio, se mi dice che ci sono state delle prese di profitto, va bene? Sì, Emilio, va bene, hai ragione. È stato venduto, hai ragione.
Allora, ha ragione chi dice che uno è stato venduto, ha ragione anche chi dice sono state delle prese di profitto. Perché si parla di questo? Che adesso sta sparando al rialzo. Perché si dice questo? Perché? Perché queste risposte sono esattamente la stessa cosa? Perché nel momento che tu qui chiudi un trade, ok? Se hai un trade long e lo chiudi, tac, chiudi long, sei short, perché automaticamente togliendo un trade long, uno stop loss di un trade long o un take profit di un trade long automaticamente si commuta, si cambia, diventa un trade short. Io uscendo da un'operazione long, automaticamente mi giro short da un trade long. Prendo uno stop loss. Perché nelle zone, in questa zona qui, si incominciava a salire, attenzione al breakout, questa zona, e chiudevano gli stop loss di chi ha cercato di andare short, prendere lo stop loss e incominciare a salire? Perché se qui sopra ci sono degli stop loss, giusto, di chi è già incominciato ad andare short, ci sono degli stop loss, automaticamente gli stop loss dei trade short sono posizioni long. Questi sono i cosiddetti stop running. Stop running sono, io, la mia definizione, sì, va bene, è una zona dove c'è lo stop running, dove gli istituzionali vanno a prendere profitto. Va bene, ci sta come definizione, ma lo stop running che cos'è anche? Definito come una zona dove il mercato arriva in un massimo assoluto, prende gli stop di chi ha cercato di andare short, si prende gli stop e incomincia a salire ancora. Ma è da cos'è un Da cosa viene animato, alimentato il mercato rialzista? Dagli stop loss o dalle operazioni di stop che diventano poi delle operazioni long? Quindi gli stop running è un meccanismo tecnico. I matrix, la matricola di movimento dei mercati, non è che sia stata inventata da un genio della matematica per far sì che i mercati online siano alla fine per la maggior parte dei piccoli trader un mercato dove butti dentro dei soldi, qualcuno dell'altro se li prende, chi è più bravo. No, il matrix è stato praticamente è un movimento, un ingranaggio che fa da sé questi movimenti. Siamo noi a dover capire questo movimento qui. Certo che è difficile mettersi long sui massimi assoluti, però i massimi assoluti posso mettermi long di poco, di breve, prendermi. Chi è che lavora sui breakout velocissimo? Un collega turco, turco tedesco, che fa trading solo sui breakout. Lui entra 2, 3, 4 pips e esce con delle size pazzesche, 20, 30 lotti. Entra ed esce, fa così. Questo è il suo trading da una vita. Perché tanto tu sai, questo breakout lo fa, entri e short. Però non lo stai sulle dinamiche dove gli fa lui i punti, dove fa lui i trade. Però normalmente il breakout paga qui 5, 6. 7 pips ogni caso, in ogni caso li paga. Ok? Questa è la dinamica che io mi spiego sui mercati. Adesso andare long sul massimo assoluto, sul breakout di questa candela, è una candela daily, hai già avuto un range operativo lungo così, praticamente già quasi tutta la candela precedente è un range abbastanza ampio. Io starei un po' calmo a guardare di andare long su un breakout assoluto. Ore consoni di mercato. Deriviamo da una candela così, sono sul massimo assoluto, sappiamo che stiamo cercando il massimo di Gauss. Che mi dite? Cos'è meglio? Un webinar di Paolo, beh, webinar di Paolo, non, beh, fammi leggere, non mi scrivete più perché sennò, allora, un webinar, dove è andato? Adesso l'ho toccato ed è sparita. Ah, vabbè, dai, insomma, webinar di Paolo è un'esperienza unica. No, non è un'esperienza unica, però mettiti nei miei panni, Sergio, se ti metti a fare dei webinar basati sulle tue strategie, le vuoi anche spiegare. È la cosa più difficile. Cioè, spiegare un trade va bene, spiegare un metodo va bene, spiegare le performance ci sta quando le hai fatte, spiegare anche un trade che ti è andato male perché avevi un intuito, un pensiero, quello lo posso fare. Però trasmettere un metodo è
cosa più difficile, perché quando io dico che nel metodo fascia devi comportarti così, 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 se lo fai come da metodo ferreo in queste istanze, nei momenti giusti, entri o vendi, allora sei profittevole. Se invece lo vuoi un po' mischiare alla tua persona, se io ti presto un mio vestito, magari ti va bene la giacca, ma il pantalone ti sta troppo corto, ti sta troppo lungo, giusto? Lo devi andare un po' a rappezzare, lo devi sistemare, lo devi rammentare, lo devi far portare a stringere, quindi diventa un vestito tagliato su misura. Quindi assolutamente questo è il metodo fascia, va anch'esso un po'. Se sei un trader spericolato e ti piace fare il trading con le operazioni veloci, è chiaro che non lo andrai a fare sull'H1. Sull'H1 è un'entrata un po' non conservativa, però è un'entrata intraday. Quindi se io adesso entro short qui, non entro per fare così poco, poco, poco. No, su 5 minuti, che questo non è neanche 5 minuti, siamo sul ciclico, su 5 minuti entro veloce, ho un target un po' più stretto. Ok, andiamo un po' sulle analisi perché sennò vi annoio. Allora, andiamo a vedere. Qui abbiamo l'Eurodollaro che chiude venerdì. Questa è la chiusura del ciclo 3. Abbiamo un'ora giusta. Più che altro non è l'orario di 33 candele che mi fa aprire gli occhi. Cosa trovo dentro al ciclo 3 che so che è finito il ciclo 3? Quando è che so che è finito il ciclo 3? A parte la M che ti sei fissato della M ciclica, Sirio, che va benissimo, la lettura della M ciclica è formidabile. Ma cos'è? La M ciclica ti riporta a un altro conteggio. Abbiamo il pattern 4S, l'indicatore sull'euro-dollaro ha tutto quanto uno schema, l'indicatore ciclico sull'euro-dollaro ha dei pattern di trading. 1, 2, 3. 4, chiusura, l'avevo detto venerdì quando era già qui praticamente, mentre sale lo devi vendere su chiusura. 4S, 4S, 4 segnali sarebbe. Allora il quinto segnale cos'è? Prettamente long, però siamo nel ciclo 4, quindi non andrò a fare, aspettarmi come se questo fosse un ciclo 1, un nuovo massimo rispetto a questo, perché siamo nel ciclo 4, in ogni caso siamo nella parte alta. Adesso mi puoi partire forte. Ma statisticamente, probabilmente, forse, capite? Quindi, quando si dice che ci si vuole posizionare direzionalmente, perché allora ti vuoi posizionare in una direzione a cui vuoi ricavarne la ragione, avere ragione contro il mercato, avere ragione che in quel momento lì, anche se io compro o anche se io vendo in un mercato rialzista, sto vendendo perché sto pensando che il mercato dovrebbe crollare o crollicchiare, come usavo dire venerdì a un amico mio che era in pena per le sue posizioni short, purtroppo troppo pesanti, e ha perso un paio di trade. Deve crollicchiare. Questo qui è crollato poi alla fine, nelle ultime ore è crollato. Io sono uscito qui praticamente, nella trend line ciclica. Allora, torniamo a noi. Trend line ciclica 2 è questo. Allora, scende, devo tornare qui sotto, tornare dal pivot, il target per oggi potrebbe essere questo. Allora, il ciclo 3 è forte, quindi mi posso aspettare anche un ciclo 4 forte, ma non mi posso aspettare un'espansione rialzista che continui imperterrita a trovare nuovi massimi, mi deve chiudere. Se non lo fa oggi, probabilmente lo farà anche domani, quindi posso anche oggi permettermi di accumulare per azioni short, perché sto cercando, non so. Cosa succede al ciclo 4? Cosa che non deve fare il ciclo 4? Vediamo se qualcuno lo sa. Oggi è un po' trabocchetto, ma è importante imparare dal metodo. Tanti, praticamente tutti, forse voi, nel blog c'è il metodo ciclico gratuito, parti basilari, c'è tutto quanto, però visto che è un metodo che io non vendo, poi per capirlo basta seguire un paio di webinar o tutti i webinar a sequenza. Cos'è che non deve? Allora, il ciclo 2 sappiamo che cosa deve fare il ciclo 2. Un nuovo massimo rispetto al ciclo 1. Cos'è che non deve fare il ciclo 3? È il ciclo 4. No, non c'entra, Sirio. Sei fuori. Sei fuori. Anzi,
Se mi fa un condoro ancora meglio. Cos'è che non deve fare? Brava Sonia, bravissima. Cos'è che deve fare? Che non deve fare? Dai, solo Sonia lo sa. Bravo Michele, bravissimo. L'ho detto tante volte, lo so Michele. Sei stato attento, attento. Allora, Zanzi, dai Zanzi, dati macroeconomici oggi Zanzi nel frattempo. Cos'è che non deve fare? Il ciclo 2 deve fare un nuovo massimo. Il ciclo 4? Bravo. Allora, bravissimo, bravissimo. Valentino, non sei molto presente, perché lo so che non sei presente, mi scrivi sempre che ti guardi le registrazioni. Bravo, è una bella definizione perché sarebbe stato il mio prossimo argomento. Bene, bravo, bravo. Bene, allora, vi svelo tutto. Siamo sempre nel metodo ciclico, giusto? Ok. Immaginate questo sia il metodo fascia. Euro, lieve negativo. Allora, è uscito il direttore acquisti di lieve negativo tra 30 minuti, esce quello delle sterline, dalle 16 US dollaro. Vabbè, un paio di dati ci sono, ma non c'è chissà che. Ok, sì, infatti mi è arrivato anche adesso a me la notifica che è uscito. Allora, se questo è il metodo fascia. Io nella lunetta più alta sto cercando il massimo di Gauss, che abbiamo detto è questo, anzi è questo. Nel metodo fascia io individuo quanti max Gauss e quanti minimi di Gauss. Chi è che ha fatto il corso? Paolo, che tu sei fresco fresco? Non io, tu Paolo? Due, bravissimi. Ci sono due max Gauss e due minimi di Gauss. Quindi questo potrebbe essere... Ok, perfetto. Questo potrebbe essere il primo max Gauss, oppure questo il primo max Gauss e faremo un secondo max Gauss. Cosa che nella lettura del metodo fascia può succedere. Quindi, se io mi aspetto il secondo massimo di Gauss, qui sotto ci devo tornare. Quindi fare uno short adesso qui, va bene farlo o no? In ogni caso, rispondo subito veloce, sì, perché qui sotto ci devo tornare. Ma cos'è che non deve fare il massimo del ciclo 4? Allora, noi sappiamo che la distribuzione è un webinar un po' così, perché mi sta a cuore che la dinamica sia alla portata di tutti. Allora, campana gaussiana, cicli 1, 2, 3, 4. Ok? Ci sta, questo è un errore ciclico. Il mercato va fuori, va a fare un nuovo, un nuovo massimo rispetto al ciclo 3. È una cosa che non deve fare. Il nuovo massimo rispetto al ciclo 3 non si fa, non esiste. Quindi facciamo finta che questo sia il ciclo 3, così questo era il max Gauss, questo è il secondo max Gauss e qui sotto ci devo tornare. Quindi da qui tornerò in questa zona. Quindi sono nella parte giusta, entrando short nei massimi assoluti con una tecnica statistica che poi non è confermata dal metodo perché è confermata dalle performance. Se io adesso entro short, è per recuperare un trade, magari se ho fatto dei trade qui, entro ancora nel massimo assoluto. Cosa ho fatto io? Cosa io ho fatto venerdì? Nei massimi assoluti con già tre lotti in perdita di 7, 8, 900 euro. Sono entrato short ancora. La performance, l'ultimo mese no, la performance devo prendere performance. Va bene, adesso non c'è neanche la penna per prendere la performance uguale. C'è nel blog, ecco, perfetto. L'ultimo trade è quello che ha guadagnato. Quegli altri tre sono stati chiusi bene o male, quasi a pari, pochissimo guadagno. Ma con un trade guadagnare 400-500 euro ci sta? Sì, ci sta. Però statisticamente devo entrare con una ragione, e la ragione è quella, quindi statisticamente siamo nel ciclo 3, 4, che non deve fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 3. Quindi probabilmente se mi torni qui sotto sarai già in chiusura. Se mi fai un nuovo massimo rispetto al ciclo 3 è un secondo max Gauss, quindi da più in alto io ti sorto, perché statisticamente ho ragione. La statistica è la cosa più importante. Lo strumento più importante da avere nel bagaglio del trader.
Senza la statistica, posso prendere il computer, metterlo su eBay e venderlo, e ci guadagno di più che a fare trading. Credetemi, la cosa migliore, io ho consigliato tanti negli ultimi 10 anni, qualcuno mi ha detto: io non ce la faccio proprio. Allora prendi il computer e usalo solo per mettere qualche bel post di musica su Facebook. Ci guadagni di più, ci guadagni un paio di like, ok? Ma non fare più trading. Perché a rovinarsi la vita, la salute, la parte finanziaria di cui ti potevi magari comprare la macchina che ti stavi sognando con 3, 4, 5, 6, 7 anni di lavoro duro, invece ne hai buttati nel trading e in un paio di mesi te li sei persi. Questo non è trading, questo è trading perché io ringrazio quelli che fanno così, perché una piccola parte me la sono messa in tasca io. Come da provocazione l'ho messo nel blog questa frase, ma è la verità. Ma chi è un po' furbo e non vede nella mia provocazione una voglia di essere un po' arrogante o prepotente, è più che altro una cosa che deve farvi ragionare. Quanto tempo sono io che faccio trading? Cosa ho guadagnato? Cosa devo fare? Cosa ho sbagliato? Mi sono affidato alle mani sbagliate? Posso provare quest'ultima cosa con Paolo? Il metodo Fascia costa 30 euro al mese se non vuoi fare il corso, se sei già bravo. Se sei ancora più bravo, riesci a fare trading anche senza il metodo Fascia, con il metodo ciclico. Nessuno te lo chiede. Agevolato dagli indicatori, non posso dire altro. Io senza gli indicatori sarei perso. Guardate, vi ho detto prima che sono short. Io non mi piace essere un po' polemico, lo sono sempre. Ma guardate, questo è l'ultimo short che ho fatto. Eh? Cioè, è un conto piccolino, ho tolto 500 euro, venerdì ho tolto 500 euro, sono a 3.300 euro. Erano il conto che vedete nel blog. Cioè, andate a paragonarlo se non mi credete. Questo è lo short. Questo è l'ultimo short che ho fatto. Questi due me ne frega. Mi frega. A me interessa quello. 8 euro, track li chiudo. 24 euro li chiudo. 35 euro li chiudo. Capito? Questo è il trading che io preferisco. Perché alla fine, se noi torniamo adesso sul metodo Fascia. Avete visto, abbiamo fatto un webinar che adesso tra un po' vi lascio. Non abbiamo guardato nessuna analisi perché non ha senso. Io adesso mi metto a cercare, stavo dicendo in spagnolo addirittura, a cercare ogni singolo trade perché devo fare un webinar di un'ora. Non ha senso. Il metodo è quello. Guardate, 5 minuti, tanto me lo controllo, 75 euro, non sono mai. Su 5 minuti ha fatto questo crollo, è crollicchiato con una bella candela. Questo probabilmente potrebbe essere il Max Gauss, potrebbe, non lo so. Siamo tornati nella zona del pivot, nella zona del take profit. Allora, torniamo a noi, perché nel 5 minuti Paolo prima ci ha detto che qui dovrebbe tornare sotto questo minimo qui. Cosa sta facendo l'indicatore Gauss? Ti stai appassionando, Silvio, di tutto questo sistema. Io poi, no, di solito non mi sbaglio, non mi sbaglio, non mi sbaglio, però ti vedo portato, ti vedo portato non per fare il trader, perché è una cosa di trader, magari per metterti a fare trading e capire, ti metto perché sei molto, molto tecnico, cioè non è che sei. Io invece sono stato molto disperato avventuriero, cioè, mi piace anche a volte anche il trade avventuriero. All'inizio, quando ho fatto nei primi anni di trading, non è fatto un trading giusto. Avevo fatto un trading disperato avventuriero, ho guadagnato migliaia di euro con la disperazione. Io ho una frase che mi ha detto Alessandro 10 anni fa, quando ci siamo conosciuti: chi è che si avvicina al trading? Bravo, poi ricordati il gioco degli scacchi, Sirio, che ti dico una cosa. Chi è che si avvicina al trading? Bravo, Gianzi. Ah, chi si avvicina al trading? Chi è disperato? Ok? La maggior parte. O chi magari ha tanti soldi da investire e si dice: ok, il trading mi sembra una possibilità buona. Ma di solito chi si avvicina al trading è chi dice: ah,
non ce la faccio più, sono stanco di questa vita di vabbè, non usiamo le parolacce, ne ho dette tante venerdì, non voglio più andare a lavorare, lo odio il mio datore di lavoro, odio i miei colleghi di lavoro, non ce la faccio più. E quindi sei disperato, ti metti a fare trading. Io stesso, io avevo delle attività, ho venduto tutto, non riuscivo più a vedere le persone, la gente, non avevo più bisogno di stare, non avevo il bisogno di rimanere solo. Sono rimasto davanti ai computer. I primi anni ho fatto del trading non produttivo, del trading disperato, e vedevo che c'erano dei risultati terribili. Guadagnavo tanti soldi, ne perdevo tanti di più, però ne guadagnavo anche tanti, ne perdevo di più. Allora questo vuol dire che se io voglio andare nel gioco degli scacchi e voglio andare a mangiare la torre al mio avversario, devo anche stare attento che se il mio avversario si fa mangiare la torre, ci sarà anche un motivo, a meno che non sappia giocare a scacchi. Quindi tutto quello che nel mercato ci vuole il cervello, è anche questo. Cioè cercare di usare il trading usando anche il cervello. Quindi per quello ti dico, Silvio, che ti vedo portato. Perché deve avere l'obiettivo di un target. Qui adesso c'è un po' di movimento, quindi sarebbe stato buono chiuderla. Non vorrei che mi scappa. Un attimino solo, così ci liberiamo. Vedete, sta facendo il nuovo minimo, è questo, ok? Ve l'ho detto prima, però inutile star lì a aspettare il nuovo minimo. Vediamo se riusciamo a chiudere bene, perché non sono posizioni veloci, sono posizioni pesanti, no? Quindi non voglio rovinarmi performance della settimana scorsa o altro. Un attimino solo, 160, eccola qui, dai. Ok, probabilmente mi farà un nuovo minimo, però il mio lunedì mi posso comprare il pane. Sono tre posizioni da un lotto, erano posizioni che possono andare anche in perdita di 1000 euro nel basti di un occhio. Sono posizioni, io non so più come cercare di trasmettere questa cosa. Il pensiero del trader, qui io stavo per andare a mangiare, qui sotto c'è la torre del mio avversario, c'è la torre, come si disegna la torre? Così, no? Vabbè, questa è la torre degli scacchi. Facciamo finta che sia questa, no? Questa torre qui, il mio avversario me l'ha messa lì perché io me la devo andare a mangiare. Quindi c'è un tranello, non me la voglio mangiare, preferisco prendermelo qui, ti frego, non mi interessa. Ti ho fregato 257 euro. Se oggi faccio altri tre trade del genere, sono 1000 euro. Mi sembra di essere Vanna Marchi. Capite? Questo è quello che vi voglio trasmettere io. Non voglio trasmettervi un trade o trasmettervi un'analisi che la fine settimana, guarda che bravo Paolo, ha fatto un'analisi che è la fine del mondo. Andiamo a vedere tra un quarto d'ora, 20 minuti, ci troveremo nell'Outlook Weekly per vedere le analisi a lungo termine. Questo sì, ma adesso andare a vedere questo, non so se mi fai un nuovo minimo, non so se mi fai un nuovo massimo. Questo è l'altro short. Questo è un altro short e questo è un altro short, ok? Li tolgo appena se non mi fa chiudere il short. Questo è un altro short, 3, 4, 7, 14, 20, 30, vediamo. 20 euro portati a casa. No, e sono altri 20 euro aggiunti alla mia sommetta, sono 280. Capite perché si arriva poi a fare la performance giusta? Aspettavo un nuovo minimo di questo perché la campana gaussiana deve chiudere. Fino a quando la campana gaussiana gialla non mi torna giù, io continuerò a fare degli short. Appena adesso mi ritorni su un attimino fino a qui, ti rivendo, guarda, questo trade avrebbe pagato 100 euro e chi se ne frega. Dovete avere anche del menefreghismo. Io nella vita normale, nella vita quotidiana, dico sempre, anche ai miei figli dico sempre: dovete avere un po' di egoismo, ma non tanto da essere egoisti proprio cattivi, ma un po' di egoismo per vivere se stessi, perché alla fine noi viviamo in un universo composto da tante altre persone, non siamo da soli. Però noi a gestire siamo noi gestiamo noi stessi. E per gestire noi stessi e vivere bene dentro, abbiamo bisogno di una piccola parte di sano egoismo. Okay, altro short perché ormai il target è pivot, abbiamo capito che il target è pivot adesso, no? Okay? Quindi
In tutto quello che fate, ragazzi, metteteci dentro un po' di voi personale, anche nei metodi di trading, di voi personale. Se non mettete niente di personale, non riuscite a uscirne bene. Dovete uscirne bene dal mercato. E per uscirne bene vuol dire che questo trade, se mi va male, chiudo meno 100, meno 50, meno 80. Voglio chiuderlo in perdita se mi arriva qui in alto. Oppure voglio tentarla e da qui mi faccio un altro short. Ma adesso c'è la volatilità, si sta muovendo qualcosa, è andato a battere nell'open price. Quindi, open price, torniamo un po' di diversi metodi da usare. E di nuovo un po' di live fatto con voi, dove si può vedere il movimento di un trader che fa vedere delle performance. Questo è l'open price. Esattamente dove si è bloccato nell'open price. Quindi se tu mi ritorni qui sotto, questo è il pivot. Da qui in poi potremo probabilmente andare a vedere delle performance ancora ribassiste, perché siamo in chiusura di una distribuzione. C'è il ciclo 3 e il ciclo 4. Il ciclo 4 non mi deve fare un nuovo massimo, e allora mi farà una zona nuova, un nuovo minimo. Nuovo minimo rispetto a cosa? Questo rispondo. Nuovo minimo rispetto a questo. Ok? Se mi chiudi bene la distribuzione, quindi adesso il target è pivot, target qui sono 40 pips, tutto fattibile nella giornata. Ok? C'è la trend line ciclica, il target per la chiusura di una distribuzione rialzista. Solitamente. Quindi se adesso mi chiudi il trade arriverai a toccare questa zona qui. Se me la rompi, oggi non andrò a fruttare in una distribuzione rialzista. Allora, la distribuzione rialzista, visto che noi abbiamo sempre il nostro amico Tibo, la distribuzione rialzista non andrò a sfruttare. C'è un altro Tibo sotto. Andiamo a togliere. Allora, questo è il 50%, andrò a sfruttare il target del 50%? No, perché una distribuzione rialzista probabilmente, se questa è la distribuzione, mi chiuderà forte. Quindi arrivare in questa zona qui che è il 50 medio, quindi target, la trend line ciclica, sotto il pivot magari sto fermo. Ok? Questa è la dinamica per oggi. Ci si sente tra un quarto d'ora sull'Outlook Weekly. Spero che da quello che vi ho detto l'altra volta, che vi aspetto numerosi anche per l'Outlook Weekly, che venite a seguirmi anche tra un quarto d'ora. Stiamo un'altra oretta assieme e guardiamo la dinamica dei mercati anche su altri copy, anche l'euro e lo yen e tutto il resto. Poi, se riusciamo a fare un gruppo bello unito, non è detto che sull'Outlook Weekly non andiamo a vedere anche visto che stiamo guardando l'analisi dell'euro yen nel weekly, andiamo a vedere come si sta comportando nel daily, quindi possiamo fare anche qualche entrata. Il trend adesso è ribassista, non lo so se il trend è ribassista. Per me, di breve termine, oggi il trend è ribassista, ma adesso tra 2 ore posso cambiare idea e girarmi long. Non è la libertà che ho io di trade intraday di poter fare queste cose qui, ma non è la libertà mia, è la libertà di tutti. Trovare un metodo che ti permette di fare questo è insomma. Io ho fatto del mio meglio oggi per rendere un po' a sorpresa le performance live, per farvi vedere che con 30 euro, 4 trade da 30 euro sono 120 euro. Che un trade buono fatto dai massimi assoluti ti guadagni di più, però devi farlo anche con il buon senso. Okay? C'è una dinamica short. Io ho chiuso il trade, praticamente l'ho chiuso forse troppo, troppo presto, ma chiudendo presto, io ho preso il resto. Ho pagato senza e mi hanno dato più di. Io ho pagato qualcosa e mi hanno dato di più di resto. Ok, avete mai avuto una cosa del genere?
che quando vai io adesso, magari adesso a certa età vai, se ti danno, paghi qualcosa con 30 euro, 20 euro e ti danno 30 euro di resto, ti guardi, signora, se è sbagliata, gli dai la 10 euro indietro, perché ormai si ha ad una certa età non so, un rispetto altrui. Ma da ragazzino, io mi ricordo, è successo sicuramente una volta, adesso non so l'episodio quando è successo, che ho pagato e al posto di darmi, che ne so, 10.000 lire di resto, hanno dato il resto per 20.000 lire, per esempio. Adesso faccio un esempio così. Da ragazzino cosa fai? Te li metti in tasca. Non stai a dire, guarda, signora, sei sbagliata, perché magari non c'hai tanti soldi in tasca e non hai questo rispetto al tuo. Ma il bambino ha sempre, non lo fa con malizia questa cosa. E io, in questo caso qui, di fare trading in questa maniera qui, mi sto prendendo il resto a qualcosa che ho pagato con una banconota inferiore. Ok? Cercate di fare un po', dei paragoni a queste cose qui che vi sto dicendo. Dov'è? 27, 17, ci vuole poco. Io ho fatto un altro short perché il trend di bassista, quello che faccio io però, è pericoloso. È difficile da fare, non lo consiglio di fare. Con un conto da 1000 euro, se voi fate tutto con i microlotti, e dopo a fine settimana vi trovate con 1050 euro, sono la mia performance ridotta di size. State riducendo i trade di volume, di size. Però il trade è sempre lo stesso. Fate pratica così, fate pratica. Se noi nel metodo fascia stiamo chiudendo la distribuzione gialla, io sto cercando di portare la distribuzione gialla ribassista. Questo è un trend ribassista, è un trade ribassista da questa zona qui. Ok? E anche qui non sto a cercare che mi paghi 500 euro. Succedono questi trade che ti pagano 500 euro, ma adesso io mi voglio liberare da questa cosa qui perché ho paura che salga, ho paura che mi vada contro, che mi rovini la performance, che al posto di guadagnare 200-300 euro oggi li perdo. Quindi ho paura, una paura sensibile, non è che sia una paura che sto con l'acqua alla gola, è una paura sensibile, la devi avere sempre questa piccola paura dietro. Perché se tu non hai questa paura qui e sei scatenato e continui a voler aver ragione, continuerai a fare delle operazioni che non sono giuste. Cercherai di tenerti delle operazioni che magari dici, cavolo, ho sbagliato, forse dopo scende, ma è meglio che chiudo con meno 40 euro, meno 50 euro, meno 100 euro di perdita, ma almeno uguale, non sto più qui in pena. Se questa operazione qui mi perde 150 euro, ormai la chiudo perché so 280 di performance. Mi tengo 130. Non devo essere accanito ad avere ragione a tutti i costi, perché se adesso il mercato mi riparte di alto, mi fa un nuovo massimo, io sto comprando dal minimo assoluto di oggi, del minimo assoluto intraday, non posso aver comprato. Sto sbagliando. Però se adesso ho ragione, mi rompe questo minimo qui, allora torno sotto il minimo dell'open price. Ok? Ultima candela, 5 minuti, vediamo. E certo ci sarà una spinta rialzista, però posso anche chiudere con meno 40 euro. Vediamo cosa succede. Ancora tengo perché la campana gaussiana sta chiudendo. Statisticamente devo chiudere. Io ho visto il minimo di Gauss qui. Il massimo di Gauss a questo punto è certo che è questo, giusto? Non ci sono altri. Io sono sotto qui. Allora ho una zona di Fibonacci questa. Cerco in questa zona qui il 50%. Allora, se vado qui. Oppa là. Questo è il 50%, ok. Questo è il 50% della distribuzione. Quindi probabilmente il target adesso per questa operazione qui sarà il pivot. Ok? Quindi sto dirigendo il mercato ad arrivare a questa zona. Mi immagino che il 50% dell'espansione rialzista me lo faccia anche ribassista, il breakout di questa zona. Poi oltremodo posso aggiungere questo, se mi ritorni qui sopra sul 50% ti posso fare un altro trade short. Va bene? Grazie a tutti, ci si sente tra 10 minuti al webinar dell'Outlook Weekly. Magenta e gialla sono in fase short forte, sono in fase short forte, potrebbero commutare e diventare una fase rialzista in queste zone qui. Quindi cercare di avere sempre il dettino pronto per dire ok, ho sbagliato, chiudo il trade. Ok? Grazie a tutti, spero che vi abbia fatto piacere vedere qualcosa che non vi ho fatto vedere niente, non avevo dato altro che solo l'euro dollaro e non ho visto analisi, ho fatto solo trading, perché alla fine
Andare a vedere tante cose, tante analisi, a volte non è neanche giusto. Oggi ho scelto di mirare l'euro-dollaro perché secondo me sta chiudendo una distribuzione ed è meglio chiuderlo. È meglio chiudere e continuare a shortarlo fino a quando non ho chiuso fino a quando non ho chiuso la, aiutatemi, la distribuzione, non farò altro che venderlo l'euro-dollaro, non mi metterò di certo a comprarlo nel ciclo 3, non mi metterò certo di comprarlo nel ciclo 4. Perché devo fare questo? Magari non ho ragione, mi fa un nuovo massimo, ma io ho mantenuto la regola di essere coerente con un metodo ed è quella la cosa più giusta. Io non posso andare nel motorino e buttargli dentro 1 litro di diesel perché costa di meno. Non funzionerà. Devo essere coerente con il metodo. Se ho comprato un motorino che va a benzina o a miscela, metterò benzina o miscela. Non metterò 1 litro di diesel perché costa di meno. Giusto? Quindi in ogni caso cercate sempre di rimanere nella parte giusta, nella direzione giusta. Perché se mi mettete contrario, lo potete fare, ma soltanto con un'altra strategia. Quindi altre strategie che possono lavorare contrarie. Io lavorare contrario lo faccio dai massimi. Se io entro short sui massimi del ciclo 3 o sui massimi del ciclo 4 entro short e quello continua a salire, sono entrato ma sui short, short sui massimi e sono contrario al trend, ma l'ho fatto con una strategia. Ok? Tutto qui. Adesso questo trade ha perso 100 euro, 150 euro e poi ne guadagna solo 30. Non c'è un rischio rendimento giusto. Il rischio rendimento sarebbe perderne 30 e guadagnarne 100 o perderne 100 e guadagnare 300. A me non interessa questo. Il rischio rendimento mi ha portato a volte a perdere molto di più perché stai lì a aspettare, aspettare. A me interessa che a fine stasera, lunedì, che andrò con la mia ragazza a mangiare una pizza dopo tanto tempo perché hanno riaperto, quindi voglio andare a mangiare una pizza. Già è previsto da tempo che dobbiamo andare. Questa sera, quando andrò a mangiarmi la pizza con la mia ragazza, sarò contentissimo. Avrò guadagnato abbastanza soldi per godermi la serata. Questo è quello che ci si aspetta. Se poi stasera avrò perso 200-300 euro, me la mangio lo stesso la pizza, non è quello il punto, però sarebbe più bello aver chiuso la giornata con un gain. Ok? Bene, grazie a tutti, ci si sente tra 10, 5, 6, 7 minuti. Grazie a tutti, spero che non vi ho annoiato, ma io sono sempre del parere che bisogna condividere il giusto, condividere quello che c'è da fare, quindi tutte le performance, tutto il resto magari possiamo vedere. Anche nell'Outlook Weekly. Ecco qui, guardate, la candela diventa rossa. Siamo ancora lì, siamo pronti Paolo. Dai, ti aspettiamo perché se mi rompi questo, il target è questo, mi porto a casa quello che devo portarmi a casa. A tra poco. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.